Siamo con Diego Sabatinelli, il segretario della LID, la Lega Italiana per il Divorzio Breve. Oggi c'è stata la seconda conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Roberto Giachetti, che se non sbaglio è stato il primo firmatario della vostra richiesta, portata poi da Marco Beltrandi, ha detto che si impegnerà a fare in modo che da lunedì o martedì, quando ci sarà la prossima capigruppo, sia discusso nuovamente la legge sul divorzio breve. Mi sembra che ha detto una cosa ancora ulteriore, cioè che ha sentito questa mattina Franceschini, che è il capogruppo del Partito Democratico e quindi è presente per i democratici alla conferenza dei capigruppo, e che sarà suo dovere presentare la richiesta di calendarizzare questa proposta di legge e suo impegno. Noi attendiamo a questo punto che questo avvenga. Io mi fido di Roberto Giachetti perché lo conosciamo da anni, poi lui è sempre stato in prima fila per quanto riguarda alcune importanti battaglie che riguardano le proposte radicali. Anche in questo caso non si è mai sottratto al confronto. Se ci ha riferito che ha avuto questa rassicurazione, io penso che quantomeno dobbiamo dargli fiducia, attendere che ci sarà questa riunione, questa conferenza dei capigruppo e vedere se effettivamente poi Franceschini riesce a far calendarizzare la proposta di legge. Quello che secondo me va sottolineato, che indipendentemente da come andrà a finire questa storia, cioè se poi effettivamente verrà discussa in aula, passerà al Senato, diventerà una legge dello Stato, oppure bisognerà stendere un'altra legislatura per vedere diventare legge il divorzio breve, che poi in questo caso non è divorzio breve, ma sarebbe separazione breve, chiamiamolo divorzio breve. Ecco, intanto bisogna sottolineare che se non fosse stato per uno sciopero della fame, 30 giorni senza mangiare, 10 kg in meno, chiamare la stampa, informarla, far sì che la stampa quantomeno qualche articolo lo pubblicasse, avere all'incirca 160 persone che insieme a me hanno fatto almeno un giorno di sciopero della fame, oltre 1000 cittadini che hanno firmato un appello alla conferenza dei capigruppo, ecco, loro avrebbero tranquillamente nascosto questa proposta di legge in un cassetto, non avrebbero fatto sapere nulla al cittadino, all'elettore, e si sarebbe arrivati alla fine della legislatura senza colpo ferire e senza che loro fossero esposti minimamente. Ha ragione a questo punto Rita Bernardini che dice nessuno di loro se la sentiva di dire a cuor leggero un no a una proposta, a un compromesso talmente veramente minimo che è stato fatto in Commissione Giustizia a fronte di oltre, mi sembra, circa l'82% di italiani che vogliono una riforma della legge sul divorzio, ecco, non sentendosela di dare un voto negativo in aula, hanno preferito nascondere il provvedimento. Noi glielo abbiamo impedito, questo si può dire, il risultato è stato raggiunto. Abbiamo impedito che quella proposta di legge rimanesse in un cassetto e che la gente non sapesse nulla di quello che è stato fatto. Ora vogliamo vedere che questa proposta di legge torni all'ordine dei lavori d'aula, perché comunque rimane lo scandalo di aver sottratto dall'ordine del giorno un provvedimento, cosa che non penso che sia mai successo in modo così clamoroso, è avvenuto con questa proposta di legge, e quantomeno bisogna restituire al cittadino la fiducia, non dico nelle istituzioni, ma quantomeno che le scelte non vengano fatte solamente da 5 o 6 o 7 parlamentari che rappresentano i gruppi, ma che quantomeno il loro voto, che consenta al parlamentare di entrare in aula, poi alla fine serve a qualcosa, perché il problema non hanno, e chiudo, non hanno solo scippato questa proposta di legge al cittadino elettore, ma hanno tolto la possibilità al parlamentare di votarla, perché nel momento in cui il parlamentare non trova più all'ordine dei lavori una proposta di legge, non può essere messo in condizione di dire un sì o un no, e questo è l'altro grave sgarbo che hanno fatto nei confronti dei loro colleghi eletti in Parlamento. Quindi qui siamo in una situazione in cui la stampa
stampa non sapeva niente, non dava informazioni. Loro hanno nascosto una proposta di legge, hanno impedito al cittadino elettore di saperlo e hanno impedito ai loro colleghi parlamentari di poter votare una proposta di legge. Quindi a questo stiamo ponendo quantomeno rimedio. Ancora una domanda, senza barcode vi ha seguito un po' dall'inizio, insomma, dell'iniziativa della LID, Libere TV, ci siamo occupati di intervistare una divorziata anche incinta, in procinto, insomma, di partorire. Leggiamo però dei toni quasi negativi, cioè fine legislatura abbiamo poche speranze. Perché continuare? Beh, continuare innanzitutto, ci sono un altro provvedimento che veramente sta in scadenza, potrebbe essere approvato facilmente, è quello dell'equiparazione tra figli naturali e figli legittimi, uno scandalo tutto italiano, per cui se ci fosse responsabilità, se noi fossimo coloro che danno responsabilità ai genitori per non essersi sposati, non si capisce però perché la cosiddetta colpa dei genitori deve ricadere sui figli, per cui il figlio naturale è discriminato rispetto al figlio legittimo. È una follia tutta italiana e addirittura non ha nulla a che fare con la pietà cristiana, se qualcuno si richiama ai valori cristiani, quindi siamo al di fuori di qualsiasi tipo di giustificazione. E questo provvedimento molto importante rischia di saltare di nuovo, perché è stato spostato nuovamente dal calendario di novembre dei lavori d'aula. Perché insistere? Perché quantomeno, ripeto, quantomeno si è restituita dignità all'elettore di sapere e di conoscere per poter deliberare e all'eletto di poter votare. Perché dico conoscere per deliberare? Perché alle prossime elezioni, senza sapere cosa combinano questi all'interno delle aule Camera e Senato, evidentemente all'elettore è impedito di poter scegliere secondo coscienza e secondo il proprio interesse, perché magari chi è interessato affinché la legge sul divorzio venga riformata non sa che magari l'onorevole X o l'onorevole o il senatore Y in realtà si sono messi di traverso rispetto a questo provvedimento, ma anche, ripeto, perché non avvenga più che i deputati o eventualmente i senatori vengano privati del loro diritto, che è quello di votare le leggi, perché il loro mandato è quello di fare dei provvedimenti, non solo il sindacato ispettivo. Da quello che si è capito, ormai in Parlamento le leggi sono tutte di provenienza dell'esecutivo e al deputato, al senatore è rimasto solamente il sindacato ispettivo quando il governo risponde, perché molto spesso nemmeno questo succede. Allora io mi domando che paghiamo a fare i parlamentari se poi vengono privati del diritto di svolgere il loro lavoro, che è un'assurdità. Un'ultima domanda, 20 adesioni comprese le 6 dei deputati radicali su 630, come fa riflettere questo numero? Che è il numero che dimostra che ormai ognuno sta arroccato sulle sue posizioni, il terrore di sapere di quello che può succedere fra una settimana o fra un mese. Secondo me questo è un dato di prudenza imprudente, perché se loro non fanno sapere al cittadino, all'elettore, se sono d'accordo o meno con un provvedimento, se sono disposti o meno a battersi per qualche cosa, certo non possono aspettarsi che l'elettorato poi li premi. Io sono convinto che questo atteggiamento, una volta che esce, che emerge, dimostra in tutta la sua in tutto il suo scandalo che stare fermi poi non premia, stare lì a guardare non premia. Quindi vedremo che questi 20 parlamentari, questi 20 deputati probabilmente avranno qualcosa da spendere anche dal punto di vista della campagna elettorale, gli altri 610 staranno a guardare e non avranno nemmeno un no, non dico un sì, ma nemmeno un no da spendere come proposta politica. Grazie.